Ragazzi, ieri sera Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, ha mandato in onda un servizio su Napoli dove si vedono questi pulmini che trasportano bambini nel pieno dell'illegalità. Quando è l'ultimo questi autisti che hanno fatto? Hanno piato e l'hanno battuto pure. Però alla base c'era che questi signori nel pulmino, invece di mettere 8 bambini, ne mettono 75. Allora un messaggio lo vorrei mandare a questi signori, no? Dico, ma voi siete proprio a spravagatura cristiana. Ma perché è normale? Se in un pulmino puoi mettere 8 bambini, che non puoi mettere 75. E nemmeno l'ultimo creatore va scialato da là, è partito che era all'asilo, è arrivato che era in media. E tu quando è l'ultimo scendo vuoi vattene pure. Ma non ci fai più bella figura se ti scusi e dici, guarda, non ti preoccupare, la prossima volta ci vorrei ciapparà. No, invece no, che è Napoli, che stai, accussisevi. Ma no, accussisevi, vi schiferò. Mia figlia ci va a scuola, va con un pulmino regolare. Riesce creatura. Chi lo dice che Napoli è così? Napoli è così a casa tua. Ma perché non veniate? Schifezzerom! Facete schifo all'umanità! Voi non nascere a Napoli, ma manca a Bologna, manca a Milano! Voi essere avuto a nascere in una giungla! Munnezza! Tu! Facete schifo!